Dose è stata toccata da una delle, di quelle che io penso siano le pagine, tra le pagine più nere della storia repubblicana, della storia dell'Italia, quella della, delle vicende legate alla banda della Uno Bianca. E ritenevamo giusto, opportuno, non dimenticare quello che è successo 15 anni fa anche a Zola Predosa, anche se capisco che queste cose a qualcuno che è stato direttamente coinvolto facciano male, ma penso che sia compito anche di un'amministrazione pubblica cercare di trasmettere il senso della storia, di quello che è successo, affinché appunto certe cose non abbiano a ripetersi, perché sembra sempre tutto molto facile anche da dimenticare quando non ci ha coinvolto direttamente, quando non ci ha toccato, quando non ci ha fatto del male. Sono ferite queste invece che rimangono per chi ovviamente le ha vissute, ma rimangono anche nella fiducia delle persone, nella storia di un paese che in fin dei conti io cerco di ricordare a me stesso che ha più persone che lavorano per farlo crescere e per farlo migliorare rispetto a quelle che invece vogliono farlo tornare indietro. Ecco, io questo è quello che io credo, che penso. E quindi voglio ringraziare intanto le persone che hanno organizzato la serata, ringrazio Luisa, ringrazio Paolo, ringrazio l'Associazione Medica Nadir, che ci hanno diciamo, dato un sostegno straordinario, perché altrimenti da soli non saremmo riusciti a organizzare questo appuntamento. E ringrazio anche le persone che sono qui questa sera, a cominciare anche da quelli che non sono seduti qua con noi, perché è giusto che non lo siano, probabilmente l'abbiamo chiesto, i genitori di Massimiliano Valenti, Marta e Rosario. Il 24 di febbraio era l'anniversario, appunto, erano 15 anni di quello che è successo, che è avvenuto a Massimiliano Valenti. Non è stato l'unico a essere appunto colpito da questa banda di criminali che purtroppo avrebbero dovuto fare altro, cioè difendere i cittadini. La gran parte di loro erano nelle forze di pubblica sicurezza e quindi insomma avevano altri compiti. Ecco, io voglio ringraziare Libero Mancuso, assessore del Comune di Bologna, ringrazio per essere presente la Presidente Rosanna Zecchi, mi fa molto piacere averla qui a Zola Predosa, perché lei è tra le persone appunto che hanno vissuto da vicino e hanno subito da vicino questa storia, e la ringrazio per il coraggio che ha sempre dimostrato di volerne parlare, proprio per cercare di trasmettere agli altri quello che è successo, per appunto non dimenticarlo. E ringrazio anche gli altri presenti, a cominciare dall'avvocato Gamberini, la dottoressa Simona Mammano, anche lei delle forze di pubblica sicurezza, se non sbaglio, un po' diversa da quindi certe volte poi è così, no? Le persone che ci sono più vicine si vorrebbe che, come dire, avessero i nostri stessi ideali, quindi si rimane più delusi quando non ce li hanno, perché è come avere un traditore in casa, no? In famiglia. E ringrazio soprattutto l'autrice di questo libro, Antonella Beccaria, che ci dà il motivo per incontrarci qui questa sera. Passo la parola a Luisa e poi mi metterò in ascolto, perché mi interessa molto ascoltare i presenti, e ringrazio ancora tutti voi che date senso a questa serata con la vostra presenza. Buona serata. Anch'io ringrazio tutti quanti presenti, ringrazio i genitori di Massimiliano, sono veramente contenta di avervi conosciuto di persona stasera, sinceramente. Ecco, perché abbiamo deciso di parlare di questa banda, no? Di questi atroci crimini che hanno per 7 anni infestato l'Emilia-Romagna e le Marche, che ci hanno spaventato a morte tutti. E io credo che questi momenti di incontro e di condivisione siano fondamentali sì per la memoria, perché non possiamo dimenticare, mettere nel dimenticatorio, perché nel momento in cui mettiamo nel dimenticatorio davvero commettiamo un altro crimine, ma dobbiamo permettere che la memoria ci permetta poi di non ripetere queste stesse situazioni. A questo riguardo io vorrei fare un riferimento, se me lo permettete, a una morte che è avvenuta oggi di Libero Masetti, che è stato il primo sindaco, se non sbaglio, di Zola Predosa dopo la guerra, e che 2 giorni fa era su questo palco
e 2 giorni fa parlava con dei bambini di 10 anni e raccontava loro che cosa ha significato conquistare la democrazia. Aveva 97 anni, quindi una morte serena, tutto quello che volete. Però è venuto a mancare un altro pezzo della nostra storia. Per fortuna dico che l'abbiamo registrata, comunque ci rimane il suo sguardo, la sua vitalità. Io credo che questa sia davvero l'eternità, quindi lo stesso vale per Primo, lo stesso vale per Massimiliano, cioè sono i nostri pezzi di eternità, quindi non possiamo dimenticarceli, non possiamo fare finta che non sia accaduto perché fa male pensarci. Una delle cose che ci ha spinto a promuovere il libro, al di là del valore del libro di Antonella, lei ci porta dei fatti. E questa è una cosa importantissima. Non ci sono, non è che arrivi a delle conclusioni, a formulare delle tesi. Ci spiegherai anche se sei partita dagli atti giudiziari, se sei partita invece dal parlare con le vittime, i familiari delle vittime, insomma ci racconterai un pochettino in che modo ti sei avvicinata e che cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questa storia che è piuttosto complicata, che sembra ancora avvolta da alcune ombre. Però insomma noi stasera non siamo certamente qua per risolvere le ombre, siamo qua soltanto per cercare di fare un po' di informazione, per cercare di essere di sentirci un po' tutti partecipi. Non se ne è più parlato dal 94, se ne è parlato nel 2007 quando, ricorderete tutti, la Procura della Repubblica di Bologna presentò ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso 5 giorni di permesso a Pietro Gugliotta, che è uno dei criminali che apparteneva alla banda che, se non ho capito male, uscirà poi in agosto di quest'anno. Rispetto al libro di Antonella e alla casa editrice che è Stampa Alternativa, ecco, il libro è rilasciato sotto licenza di Creative Commons, ossia è copyleft. Questa è una cosa, a mio avviso, estremamente piacevole e gratificante per tutti coloro che amano la cultura, che amano la lettura, perché non vuole che il fattore denaro agisca come deterrente alla diffusione della cultura. E quindi chiaro che vi invito ad andarlo a comprare comunque, però sappiate che è possibile anche scaricarlo tramite internet dal sito di Antonella, dal blog di Antonella, scusa, www.antonellabeccaria.org. Un'altra cosa estremamente importante, sempre facendo onore all'editore qui presente e all'autrice, è che loro riconoscono il principio della gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l'accesso alla cultura. Dunque l'autrice e l'editore rinunciano a riscuotere eventuali introiti derivanti dal prestito bibliotecario di quest'opera. Non pago di leggere, campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca. Io direi di fare un grande applauso sia all'autrice che all'editore, perché se lo meritano tutto. Passerei la parola all'autrice. Come ti è venuta questa idea, da dove sei partita? Io non sono di origine bolognese, anche se vivo ormai da parecchio tempo a Bologna, per cui non c'ero negli anni in cui la banda colpiva. Leggevo sui giornali quello che accadeva, quello che veniva riportato in cronaca nazionale, per cui ricordo quegli articoli, e poi sempre attraverso la stampa avevo seguito l'evoluzione dei processi. Per cui diciamo che conoscevo la vicenda con un grado di approfondimento diverso rispetto a questo, a quello attuale. E per lavorando al libro precedente, casualmente c'era un collegamento con l'assalto alla Coppa di Casalecchio di Reno, per cui poi l'omicidio di una guardia giurata, Carlo Beccari, per cui avevo iniziato a cercare documentazione su quella vicenda. E di lì finisco il libro a cui stavo lavorando ai tempi, decido che questa è una storia da approfondire, perché è assolutamente unica nel suo genere. Innanzitutto perché è la storia che io mi sento di definire di una strage diluita nel tempo. La storia della banda della Uno Bianca dura 7 anni e un mese circa, fa 24 morti e 102 feriti, che sono cifre che, se venissero contestualizzate nello stesso momento, sarebbero al pari delle stragi, del periodo delle stragi degli anni di piombo. E
Per cui è una storia sconvolgente, ed è una storia sconvolgente per un ulteriore elemento che è già stato accennato in precedenza, perché 5 delle 6 persone che appartenevano alla banda erano agenti di polizia in servizio, che quando non vestivano una divisa compivano quelle che loro hanno sempre detto essere delle rapine. E il fatto di essere stati degli agenti di polizia, poi inseriti in particolare contesto, e mi riferisco in particolare a Roberto Savi, che era poi la mente della banda, permetteva loro di avere delle informazioni che potevano da un lato utilizzare per pianificare i loro colpi, per esempio avere accesso ai dati che transitavano dalla centrale operativa, piuttosto che conoscere codici, sapere come si muovevano determinate persone, sapere chi era in servizio e chi sarebbe intervenuto probabilmente, presumibilmente sulle loro rapine, e poi appunto poter essere dei soggetti attivi in fase di indagine, per cui depistare le indagini loro stessi sarebbero divenuti oggetto. E poi ci sono delle altre particolarità che mi hanno colpito, nel senso che mentre scrivevo questo libro ho cercato di confrontare la storia della banda della Uno Bianca con, se vogliamo, la storia di altre bande italiane e anche di esperienze più simili al gangsterismo. Penso alla banda Turatello, alla banda Vallanzasca, alla banda della Magliana, anche se la Magliana non è ascrivibile solo al mondo del gangsterismo. E quello che ho notato è che la storia delle bande era lunga, la storia dei banditi invece era breve. E per cui anche diciamo, nelle bande più organizzate, come le bande delle periferie milanesi, i banditi entravano e uscivano dal carcere, comunque gli investigatori sapevano sempre chi avevano di fronte. Diventava un gioco investigativo quello di riuscire a prendere il bandito. Invece in tantissimo tempo, fino a quando non scatteranno gli arresti, praticamente non si saprà mai chi sono gli appartenenti della banda. Peraltro il periodo a cui ci stiamo riferendo va dall'ottobre dell'87 alla fine del novembre 94, quando viene arrestato il primo componente della banda, che è Roberto Savi, e solo nel 91 si comincia a formulare un'ipotesi che possano essere appartenenti o ex appartenenti alle forze dell'ordine, anche se poi le ipotesi che vengono formulate si riveleranno infondate. Per esempio ci sono i carabinieri che pensano che sia un ex militare dell'arma, che era Damiano Bechis, e che per esempio determinate rapine, determinati atti siano ascrivibili a lui. I servizi segreti inviano un'informativa che fanno circolare nelle questure, nelle caserme dei carabinieri, e la fanno circolare in modo così capillare che c'è qualcuno che ha pensato che si volesse, per esempio, che si sapesse sui giornali, pensavano che fosse una banda di slavi che trafficava in armi, aveva a che fare con la criminalità locale. E nel 91 comincia qualche volta a venire fuori il cognome Savi. E ci sono degli episodi specifici, per esempio c'è un'indagine dei carabinieri di Pesaro che arrivano ad avere il nome di Roberto Savi, perché sparava con una determinata arma, raccoglieva le cartucce per poi ricaricarle, cioè aveva delle modalità riconducibili in qualche modo alle modalità operative della banda. A quel punto ci sarà un ordine specifico che i carabinieri non si devono più occupare di quella vicenda, e il nome di Alberto Savi scompare. E altri episodi del genere ci sono, fino a quando finalmente si arriva ai primi arresti. Le persone che vengono arrestate, che sono i tre fratelli Savi, Roberto, Fabio e Alberto, due, Roberto e Alberto, sono agenti di polizia, mentre Fabio Savi non era entrato in polizia per un problema agli occhi, più altri tre sempre componenti di polizia, che ammetteranno quello che hanno fatto. E, concludendo velocemente per poi non portare via tempo alle altre persone,
quello che volevo dire, perché per esempio io scrivendo questo libro ho lavorato solo sugli atti, sulle relazioni parlamentari, cioè ho voluto scientemente non parlare con le persone che erano state coinvolte nella vicenda a vario titolo, come vittime, familiari delle vittime, inquirenti, magistrati, perché volevo avere una visione che arrivasse... Senti, ma di letteratura ce n'è a riguardo? Ecco, pochissima. Quando ho abbracciato questo argomento io pensavo di trovarmi davanti a una letteratura sterminata come, non dico come quella che riguarda la strage alla stazione di Bologna o Piazza Fontana o l'Italicus, però insomma di dovermi... grazie, di dovermi leggere tantissima letteratura che sia poi saggistica, giornalistica, indagini o anche fiction, invece ce n'è pochissima. Di fatto c'è stato un bel libro uscito a metà del 95, per cui voleva dire che era stato scritto di fretta e furia appena dopo gli arresti, non erano ancora stati celebrati i processi. Dopodiché è uscito qualcosa successivamente, un paio di romanzi, però diciamo che un libro che ricostruisse carte alla mano quello che accade in quegli anni non c'era. Cioè, erano state raccontate verità parziali, diciamo, verità. Ci sono un paio di libri che sono stati scritti dal sovrintendente capo ispettore Baglioni Costanza, che sono gli appartenenti alle forze dell'ordine di Rimini che indagavano sulla vicenda. E poi portarono gli arresti di... Ora abbiamo il tuo, ogni tanto come tassello. Io spero anche laddove il mio libro contenesse degli errori, perché la letteratura giudiziaria, il dottor Mancuso lo sa bene, è vastissima, e riuscire a cercare di prendere visione di tutto, di trasportarlo in 170 pagine, perché ho voluto che il libro fosse breve, non fosse qualcosa, è stato un lavoro... Però anche laddove posso aver commesso degli errori, di cui mi scuso in anticipo, io spero che comunque sia un libro che porta a parlare ancora di questa storia, soprattutto a fronte del fatto che il primo componente della banda sta per uscire ad agosto prossimo. Pietro Gugliotta tornerà in libertà per aver scontato la sua pena. Quindi tu il contatto con i familiari delle vittime, con le vittime stesse, l'hai avuto successivamente? Sì, l'ho avuto successivamente. L'estate scorsa ho preso contatto, quando avevo la prima versione definitiva del manoscritto, ho preso contatto con Rosanna, parlandole appunto del mio lavoro, chiedendo a lei una revisione, cioè per vedere se avevo interpretato correttamente i fatti, e poi successivamente ho preso contatto con le varie persone che erano... Che emozioni ti hanno destato? Cioè, che come ce le potresti in generale, insomma, rappresentare? Dopo che ti eri fatta già un'idea dal punto di vista giudiziario, poi hai incontrato le persone. Molto timore, perché un conto è studiare una vicenda, per quanto tragica, sulle carte. Un altro è avere a che fare con le persone che a vario titolo hanno avuto, per cui molto timore. Proprio a questo riguardo interpellerei Rosanna. Ci vuoi raccontare qualcosa di quegli anni? Buonasera. Con tutto il tuo animo. È sempre un po' difficile. Anzitutto voglio ringraziare il comune di Isola Predosa, col sindaco di prima Giacomo Venturi e il sindaco del... perché ci sono sempre stati vicini. Probabilmente con la vicenda veramente molto cruenta di Massimiliano Valenti, loro ci sono sempre stati vicini e noi ci hanno sempre aiutato in mille modi, quando avevamo da intervistare, a rapportarci con i vari ministri degli interni, loro li hanno sempre invitati qui. E mi ricordo la prima volta che venne il ministro Bianco, che incontrò i familiari delle vittime e i feriti, e le sue parole furono: mi accorgo che in tempo di pace qui da voi c'è stata la guerra, perché effettivamente in 7 anni hanno fatto quello che hanno voluto. E io mi ricordo quando presero la banda e io e mia figlia ci guardammo allibite, perché parlavano di poliziotti. Noi i poliziotti li avevamo avuti molto vicini quando è morto mio marito, loro vennero a casa nostra, ci furono molto vicini, perciò noi non potevamo credere che dei poliziotti, gli stessi, i colleghi, avessero fatto quello che
Io mi ricordo che dicevo, ma non sarà vero, probabilmente li avranno incastrati qualcuno, invece poi a lungo andare capì che era la verità. Devo dire che sono stati anni molto, ma molto bui, e non solo per me, ma tutti i parenti delle vittime, i familiari, i genitori, le mogli, avevamo mille problemi da risolvere e non sapevamo come fare, perché sono dovuta venire al comune di Isola Predosa, quello di Casalecchio, perché avevamo tanti ragazzi che erano rimasti senza padre e avevamo bisogno di tante cose. E devo dire che il comune di Bologna, anche i comuni limitrofi, a noi ci hanno sempre aiutato. Ecco, io oltre il dispiacere, l'angoscia che si provava in quel periodo di tempo lì, mio marito è stato ucciso nel 90, era dall'87 che questa banda seminava il terrore, e, però per un anno dopo, io ho cominciato a reagire nel 91. Nel 91 è cominciata a venire una rabbia, prima avevo un dispiacere che non riuscivo neanche più a connettere, ma nel 91 mi è scoppiata una rabbia dentro e ho cercato in mille modi di mettermi in contatto con gli altri familiari per vedere insomma come se la passavano e così, però non sapevamo che era tutta una banda, che era la stessa banda che aveva ucciso tutti. Quando nel 94 ripresero, dopo si costituì l'associazione a Rimini e poi è stata portata a Bologna, e allora lì abbiamo avuto un po' più voce in capitolo, perché con tutti i problemi che di ognuno, perché ogni famiglia abbiamo creato dei problemi enormi, oltre il dispiacere c'era anche questi problemi da risolvere. E mi ricordo che quando i sindaci mi vedevano cominciavano a tremare, perché sapevano che io andavo a chiedere qualcosa, o per l'uno o per l'altro. Anche Castelmaggiore, una famiglia, Pedini, Fiumi, era rimasto un bambino piccolissimo, aveva tanti problemi, insomma, poi ci fu il problema di dove andare a fare il militare, e allora lì intervenne, devo dire che il questore di allora, Gianni, fu molto carino, ci fece stare a casa dai militari, dei ragazzi, e ci dette proprio una grossa mano. Ribadisco, io non ce l'ho con tutti i poliziotti man mano, io sono sincera, io ce l'ho solamente con quelli che hanno, perché quando si parla in queste cose qui dico, ah, condannano la polizia, non è vero, io l'ho sempre detto che ci sono solamente loro, che magari se diciamo una cosa, se ci fosse stata un po' più di intelligenza, forse si sarebbe salvato qualcun altro, però insomma va bene, per forza di cose ne dobbiamo prendere atto, però è stata dura, e devo dire che noi siamo stati fortunati, tra virgolette, perché abbiamo sempre avuto i sindaci di tutte le che ci sono stati molto vicino, e insomma perlomeno ci ha dato molto conforto. Poi siamo arrivati al processo, abbiamo avuto degli avvocati, perché c'è l'avvocato Gamberini di parte civile qui, che abbiamo avuto degli avvocati bravi, però siamo arrivati a un processo con 34 avvocati avevamo, perché ognuno si era costituito parte civile, perché non sapendo che erano parte di tutte sempre della medesima banda, si erano costituiti di parte civile, non potevamo, noi avevamo fiducia ognuno nei nostri avvocati, e siamo arrivati con, però è stata una gran battaglia con il dottor Mancuso. Adesso poi parliamo con il dottor Mancuso, visto che abbiamo fortuna di averlo qua, magari vediamo anche dal suo punto di vista, certo, come andare, certo, il processo, certo. Poi parleremo con l'avvocato. Bene. Visto che hai parlato della polizia, hai parlato della Simona Mammano, che oltretutto è esponente, sì, fa parte del corpo di polizia, esponente del sindacato SULP, giusto? Sì, sì. E tu eri una collega stretta, una giovane collega di questi fratelli e di questo gruppo comunque di criminali, per lo meno li chiamerei in altro modo, e facevi il turno opposto come per magia, quindi quante volte ti sarà capitato di arrivare sul luogo del crimine dopo che questi avevano agito
facendo quelle robe assurde che hanno fatto. Cosa hai provato? Che cosa ci puoi raccontare in riferimento a questa tua esperienza, che credo che non si sia cementata dentro di te come esperienza, credo. Innanzitutto giovane non tanto, era già in polizia da parecchio tempo e poi sono entrata anche tardi. Comunque sì, ero sulle volanti e il fatto di essere sulle volanti, io parlo dal 94 in poi, da novembre 94 in poi, quando sono stati arrestati, quando io, come tutti gli altri, abbiamo saputo che chi ha ucciso in quei 7 anni erano dei miei colleghi. Per me è stata un'esperienza molto forte. Sono stata malissimo, avevo delle difficoltà, devo dire, a mettermi in divisa tutti i giorni e prendere servizio sulla volante, perché mentre gli altri miei colleghi lavorano in borghese oppure dentro gli uffici, io dovevo uscire con quella stessa divisa, con quella stessa volante, che era il marchio di tutti quegli anni di infamia. E da lì ho iniziato a cercare di capire che cosa fosse successo e continuo ancora con questa analisi. Ho seguito tutte le udienze e sto ancora ascoltando, ma dormendo con la voce del presidente Mancuso. E voglio continuare comunque a farlo. Tu credi sia giusto continuare a parlare comunque? Io ritengo che in generale si dimentichi tutto sempre. Quindi non si tratta solamente della Uno Bianca, ma qualsiasi avvenimento forte accada, a mio parere si tende a dimenticarlo. Il fatto di parlarne, per me poi, se permettete, è ancora più difficile farlo. Però nonostante questo accetto sempre di essere presente. Ho conosciuto peraltro Antonella quando stava per pubblicare il libro, quindi l'ho letto in anteprima, ma era già in fase di pubblicazione. E come ho detto più volte, il fatto di leggere il libro di Antonella mi ha scatenato quelli che evidentemente erano stati dei momenti di rimozione. Quindi mi sono venute in mente delle cose che io avevo completamente dimenticato, cose molto importanti invece. E quindi adesso io sto continuando a fare queste presentazioni con Antonella, a parlare di Uno Bianca, a studiarla, a studiare il fenomeno, a leggermi le sentenze, a riascoltarmi le voci dei colleghi tramite Radio Radicale, le voci delle persone che sono intervenute, dei testimoni. E tra tutte le varie presentazioni che ho fatto, questa sera è quella che mi commuove di più, ovviamente, per la vostra presenza. Perché, lo potete immaginare, insomma, non ho bisogno di spiegarvelo. Però ritengo che sia un mio dovere essere qua e dire che cosa ho provato e dire anche che io ero su quelle volanti. Per me questo è un dovere che sento molto forte. Oltretutto è un'ennesima dimostrazione del fatto che comunque puntare l'indice accusatorio nei confronti della polizia credo che comunque sia sempre una cosa gravissima, e il fatto che la Simona si presti a fare riaffiorare questo dolore, perché voglio dire la sofferenza c'è, a fare riaffiorare questo dolore per rendere giustizia al corpo di polizia, per rendere giustizia all'apparato istituzionale, perché se cominciamo a perdere fede nell'apparato istituzionale, in chi ci deve difendere,
come purtroppo stava accadendo in quegli anni. E quindi, visto che ci sono delle proiezioni nell'attualità, poi se volete ne vogliamo, ne possiamo anche parlare, se volete possiamo bypassare, per il caso Diaz, eccetera, eccetera, sarebbe bene che sottolineassimo questo fatto. La polizia, comunque, è un punto di riferimento per il cittadino in una democrazia, credo, no? E la Simona credo che sia l'espressione più evidente di questa affermazione. Passerei all'assessore Mancuso, nonché in veste di magistrato, perché ai tempi eri magistrato e ti sei occupato della fetta di processo che ha riguardato Bologna. Ecco. E la Rosanna già aveva cominciato, no, un pochettino ad entrare nel discorso del processo. Ce ne vuoi parlare un pochettino tu, così capiamo un po' meglio, e poi eventualmente passiamo la parola a Rosanna che ti dà il suo punto di vista. Il processo probabilmente avrebbe meritato una maggiore attenzione, perché è stata un'avventura molto complicata, perché contemporaneamente si svolgevano altri processi contro altri imputati per i medesimi reati, e le confessioni, solo le confessioni dei fratelli Savi evitarono ulteriori ergastoli, perché ci fu contemporaneamente, badate, c'era un processo contro, per questi fatti, contro la banda dei catanesi, che costò in appello un ergastolo a persona che era stata condannata a 30 anni di reclusione, si vide aggravata la pena. E c'era un altro processo contro dei delinquenti del Pilastro, una sorta di clan familiare, Sant'Agata, che furono assolti per insufficienza di prove, e che in quel processo furono sentiti anche i Savi, e i Savi vennero sottoposti ad interrogatori dai quali si capiva che non credevano alle loro dichiarazioni i giudici, e si erano create delle formazioni abbastanza consolidate di opinioni pubbliche, di magistrati, di cose, cioè, che tifavano per la responsabilità della banda dei catanesi, per la responsabilità della banda del Pilastro. E queste responsabilità erano poi fondate su accuse che andarle a rileggere creano veramente disagio. Vedete, nel processo del quale mi occupai, a un certo punto fu interrogato il capo della polizia scientifica, che venne a sostenere la tesi del Pilastro, delle responsabilità del Pilastro, in una maniera talmente malaccorta, talmente assurda e talmente confliggente con i dati della perizia ematologica, della perizia balistica e così via, che fu una cosa assolutamente, diciamo così, se non era la sede, ma una cosa incredibile, ridicola. E tutta la vicenda della testimone, della ragazza del Pilastro, è una vicenda che, magari lo dice l'autrice del libro, avrebbe meritato un maggiore approfondimento per capire come mai. Oppure, a un certo punto sentimmo un funzionario di polizia che era quello che aveva raccolto le dichiarazioni di una prostituta catanese che era stata creduta nelle dichiarazioni che avevano portato alla condanna, ripeto, persino all'ergastolo di alcuni dei responsabili. E allora sentimmo questo funzionario e dicemmo: ma queste dichiarazioni quando le ha rese? Le ha reso al funzionario e a un suo collaboratore. E dico: ma dove sono i verbali? No, i verbali non ci sono, però noi abbiamo il nastro registrato di queste dichiarazioni. E dove c'era questo nastro? L'aveva a Firenze, lo vado a prendere e ce lo riporti. Io l'ho trascritto parola per parola. A me dispiace che tra tutte le fonti manchi la sentenza. Cioè, è una cosa
che mi dispiace, perché poi furono 1500 pagine laboriosissime, dove si ricostruiva per intero tutta questa vicenda, anche quella dei depistaggi. E tra questi c'era la dichiarazione che aveva reso la donna e le dichiarazioni che avevano reso chi la interrogava, che anticipavano le conoscenze della donna e che la donna si adeguava alle cose che le venivano suggerite. Perché in quel momento bisognava comunque arrivare ad un colpevole, chiunque esso fosse, anche a costo di costruire le accuse, come è stata fatta con la Simonetta Bersani, come è stata fatta con la prostituta catanese. E noi ci trovammo a dover avere questo tipo di consolidata convinzione da parte di, ripeto, opinione pubblica e giudici. E avevamo a che fare pure con quella dissennata relazione Serra, che raccolse a fini distruttivi dell'intera questura una serie di pettegolezzi che non avevano nulla a che fare, ma di cui si servirono, devo dire, alcuni avvocati delle parti civili per aggredire la polizia in quanto aveva arrestato altri clienti, altre cose. Cioè c'erano vendette trasversali, c'era di tutto in quel processo. E a me dispiace che di tutto questo è passata completamente l'attenzione e la memoria. Così come pure sì, e non si tiene minimamente conto delle cose che sono state scritte punto per punto di questi 7 anni di crimini terrificanti. E allora, ecco, poiché diciamo mi sono occupato anche di altre vicende estremamente sanguinose, e ogni volta ho dovuto affrontare i depistaggi che provenivano dall'interno delle forze di polizia e dei servizi segreti. E mi sono definitivamente inimicato una serie di esponenti del nostro potere nazionale, perché per quanto riguarda la questione della banda Savi, condannai il Ministero dell'Interno a pagare le vittime, a risarcire i danni, e che liquidai per intero. Poi dopo la Cassazione annullò questo passaggio, ma che sembrò un'offesa per il Ministero, perché non aveva saputo scegliere, non aveva saputo vigilare sui suoi uomini, e perché le forze di polizia che si scatenano contro cittadini inermi e che si servono della divisa per non rispondere delle loro malefatte, perché hanno una serie di passaggi che sono indicati nel libro, consentirono, per il fatto che indossavano la divisa, di assicurarsi l'impunità, e questo avvenne anche per il delitto Biagi. Badate, quando il Ministero dell'Interno, che si costituì parte civile e non aveva saputo vigilare su un uomo di cui sapeva che era esposto al rischio brigatista per un'informativa precisa proveniente dal SISDE, non aveva dotato neanche di un uomo di scorta, i brigatisti dissero: se avesse avuto un uomo di scorta non saremmo intervenuti perché non eravamo preparati. E quando chiese il risarcimento danni ai brigatisti, io dissi che non se li meritava il risarcimento danni, perché aveva esposto al rischio della vita questo cittadino bolognese che fu assassinato. Ecco, allora, in tutto questo, voglio dire, quando si rispettano dei principi, quando si affermano delle verità, questi principi e queste verità vengono ignorati e vengono catapultati contro chi li ha scritti. E allora io penso che una maggiore attenzione verso le cose che sono state scritte, e che sono state scritte, diciamo, con grande esposizione a conseguenze negative, come è avvenuto, peraltro non so dire in che modo, però questo, ecco, magari andava sottolineato. Grazie. Parli un pochettino te del processo, di come hai vissuto il processo. A noi ovviamente l'abbiamo vissuto angosciosamente, perché tutte le volte che si parlava degli episodi, noi stavamo male sempre. Io mi ricordo che sono andata a deporre, che mi sono messa a piangere, perché non riuscivo neanche a parlare proprio, perché
come presidente non l'avrei dovuto fare, però ritornando indietro, poi io mi emoziono sempre parlare, mi commuovo sempre a parlare di mio marito, perché era una persona per bene, non faceva mai male, non aveva mai fatto mai del male a nessuno, e vederlo ucciso così proprio freddamente per terra, insomma, io non ci posso, però non ci posso pensare, però mi impongo di venire a queste riunioni perché voglio che non si dimentichi, e penso che il libro di Antonella ha riportato fedelmente gli episodi che sono successi, e spero che la gente, prima di criticarci, perché io so che ci criticano, che non perdoniamo questi assassini, prima di, dovrebbero leggere questo libro e poi dopo giudicare loro. Io mi sono sentita dire che sono cattiva perché non perdono, e però io purtroppo non mi sento di perdonare, però noi ci siamo confrontati con tutti gli associati, ci siamo confrontati in associazione, e è stabilito da tutti che non perdona nessuno, perciò non sono cattiva solo io, siamo cattivi tutti, ecco, voglio dire, non, però insomma, siccome sono sempre io che parlo in prima persona, e di conseguenza sono io la cattiva, ma non mi interessa, pensino quello che vogliono, però noi non possiamo perdonare a chi ha fatto tanto male, mi dispiace, ma ne abbiamo passate di tutti i colori. Solamente l'anno che siamo andati in tribunale qui a Bologna, dopo c'è stato l'appello, la Cassazione che ha ribaltato tutto quello che aveva scritto il dottor Mancuso, che le responsabilità, no, solo i risarcimenti, cioè la responsabilità civile al Ministero degli Interni non c'era, di conseguenza eravamo intervenuti dal presidente Prodi che ci dessero i risarcimenti prima, noi dovevamo tornare a ridare indietro i risarcimenti perché secondo loro, e io mi ricordo che ero fuori Bologna, mi telefonò dal Ministero degli Interni, mi disse: signora Zecchi, guardi che noi stiamo già facendo tutta la prassi per a riprendere i soldi ai familiari delle vittime. Allora a quel punto ho dovuto intervenire, mi ricordo c'era D'Alema, il presidente del consiglio, perché Prodi non c'era più, andai da D'Alema, e allora a quel punto lì la Iervolino era al ministero, l'ho conosciuti tutti purtroppo. Però a questo punto siamo riusciti a bloccare questa cosa. Però è ridicolo che uno Stato possa fare delle cose di questo genere, però purtroppo succedono. E io devo dire che è perché, ribadisco, noi ci siamo associati, siamo stati uniti e di conseguenza abbiamo avuto più voce, perché altrimenti da soli non ce l'avremmo fatta. Quindi questa è stata la scelta giusta, quella dell'associazionismo. Sì. Mi rivolgerei un attimo all'avvocato Alessandro Gamberini, che era appunto che è l'avvocato difensore di parte civile e legale dell'associazione delle vittime, insomma. Lei ha basato la memoria difensiva sul retroterra politico di queste persone, no? La banda armata in divisa. Ci può spiegare perché? Diciamo che forse la prima cosa sulla quale occorre riflettere è interrogarsi su quale fenomeno abbiamo davanti. Cioè, abbiamo davanti il fenomeno di alcuni poliziotti che diventano improvvisamente una banda di rapinatori e nel corso del tempo commettono rapine e omicidi nel corso delle rapine? È tutto qui il fenomeno di Mano Bianca? Se fosse un fenomeno di questo tipo, pur straordinariamente prolungatosi nel tempo, già questo è un aspetto peculiare, perché è un prolungamento di 7 anni, un prolungamento straordinario, non sarebbe dissimile ad altri fenomeni che sono verificati, e ahimè è prevedibile che continuino a verificarsi. Si citava prima Becchis è un carabiniere che è stato in Libano, torna e mette su una piccola banda e fa alcune rapine e poi viene catturato. Se ne potrebbero citare, cioè agenti di polizia che magari alcuni agenti, alcuni malviventi, gruppi di carabinieri, ogni tanto la cronaca ce ne dà conto, no? A Milano recentemente, in una formazione che si legava ad un'attività violenta nei confronti degli extracomunitari, no? Cioè ti dà conto di gruppi che si creano e fanno fenomeni di questo tipo.
Ecco, la banda dell'Unione Bianca a mio avviso non si riduce a uno dei tanti fenomeni in cui coloro che hanno il monopolio dell'uso, della gestione della forza tendono a riprodurla in modo autoreferenziale. No, perché il pericolo è sempre quello ed è un pericolo a cui noi dobbiamo capire, andiamo incontro, e questo vale per chi controlla le forze dell'ordine, per verificare costantemente che non si riproducano fenomeni di questa natura. Però dico, il fenomeno è un po' diverso. Non a caso questo libro di Alfredo Baccaria si intitola Uno Bianca e Trame Nere. Il titolo di per sé mi ha mosso anzi in sospetto, perché, come dire, io sono abbastanza lontano dal pensare che l'evocazione delle trame nere sia una sorta di chiave per dare una spiegazione facile e schematica alle questioni che spesso hanno molte facce. Però è indubbio che nell'Uno Bianca colpisce il fatto che il gruppo che promotore degli agenti di polizia che promuovono questa banda armata è un gruppo che fa capo a Roberto Savi, legato al Fronte della Gioventù di Rimini, in epoca in cui il Fronte della Gioventù di Rimini era vicino alle posizioni di Ordine Nuovo, e legato addirittura a alcune scelte che in fondo coerentemente ispirano anche i suoi familiari, anche nella scelta di entrare in polizia. Guardate, è singolare che tutti cerchino di entrare in polizia, che Fabio sia l'unico che non entra in polizia, ma perché viene respinto per il motivo che spiegava prima Antonello, un difetto di vista. E in questa scelta entrista ci sta una scelta che all'epoca veniva proprio teorizzata da questi gruppi, da questo gruppo di estrema destra. Anche per esempio il connotato, che nelle loro azioni è molto visibile, di forte antagonismo e ferocia nei confronti dei carabinieri, perché lungo il percorso di sangue di queste vittime molte sono carabinieri, ci sta anche in questo un elemento che potrebbe trovare le sue radici nell'antagonismo forte che il gruppo di Ordine Nuovo, a cui sicuramente Roberto Savi era vicino, ebbero nei confronti dei carabinieri che in occasione di un conflitto a fuoco nel 74 a Pian di Rascino, nelle campagne sopra Roma, uccisero il loro capo, che era un capo mitico nell'ambiente di estrema destra, che era Giancarlo Esposti. Dico questo perché le radici del fenomeno della banda Uno Bianca sono radici che senza una spiegazione politica non troverebbero un'articolazione coerente. Non si spiegherebbe cioè il numero di omicidi, il tipo di obiettivo, la sproporzione assoluta tra la violenza messa in essere rispetto agli incassi, che pure ci sono stati, ma non hanno avuto un carattere tale da giustificare nelle singole azioni il tasso di violenza che questa banda esprimeva. Per non dire che ci sono stati obiettivi, pensiamo agli assalti ai campi nomadi, che nulla hanno a che vedere ovviamente con obiettivi di carattere economico, ma la stessa strage del Pilastro si scrive, non dimentichiamo, in tutta la polemica che nasce perché alle scuole romagnole sono ospiti degli extracomunitari, e l'auto dei carabinieri che viene presa d'assalto e poi vengono selvaggiamente e barbaramente uccisi i giovani che componevano la pattuglia dei carabinieri, è in circolazione per vigilare proprio rispetto al fatto che nei confronti della scuola Romagnoli, proprio per l'ospitalità che veniva data agli extracomunitari, erano state fatte buttate una bomba incendiaria, insomma, era stato oggetto di attenzioni razziste, diciamo così, per dire cioè che questa banda ha questa iscrizione, e nelle componenti del suo agire ci sta una dimensione rapinatoria accoppiata a una dimensione terroristica. La scelta da questo punto di vista anche del territorio in cui la banda si muove, la capacità di destabilizzare sul piano istituzionale questo territorio fu notevolissima. Non dimentichiamoci le polemiche feroci che a un certo punto si instaurano tra il sindaco, rispetto al sindaco di Bologna, nella gestione del Pilastro, cioè, come dire, improvvisamente il Pilastro veniva indicato come una sorta di Bronx italiano nella quale tutto era possibile, il tasso di omicidi dimostrava che il modello integrato dell'Emilia Romagna era saltato. Cioè, c'è uno scenario che, ripeto, senza andare alle radici dell'ispirazione anche politica che muove questa banda, sarebbe stato difficile
disegnare. Quindi il titolo di quella memoria difensiva voleva in qualche modo segnalare all'attenzione le caratteristiche della banda, ed era anche volta a chiedere, poi il pubblico ministero non ritenne di contestarla, a chiedere che venisse contestata l'aggravante della finalità del terrorismo. Il fenomeno dell'entrismo, che mi ha colpito particolarmente, sì. No? Lo trova attuale oppure una cosa ferma a quella situazione? Non ritengo, come dire, non userei per la banda nuova bianca così con molta facilità l'idea di personaggi assurdi che si muovono con violenza assurda. Per me era ogni giorno che ho detto, ma anche direi che oggi alcuni fenomeni di questo tipo forse non sono più riproducibili, cioè un fenomeno proprio di nuova bianca e questi agenti di polizia con il loro muoversi in quest'ottica si scrivono ovviamente ancora nel conflitto est-ovest di prima dell'89, no? Questa è la sensazione che ho io. Oggi i fenomeni possono riprodursi, ma allora si possono riprodurre in altra forma, perché ci sono, e si possono riprodurre come, ma certamente con finalità e con scopi diversi. Non vedrei questa banda iscritta altrove, ecco. Mi sembra che sia storicamente determinata. L'entrismo è nucleata come parola, come termine, sì. Non tanto ripetibile, sì. Ciò che è accaduto 15 anni fa o 20 anni fa. Insomma. Non lo vedo facilmente ripetibile. Non lo vedo facilmente ripetibile. Tra l'altro, come dire, il processo si avviò con tutta la fatica che ci ha ricordato giustamente Libero Mancuso e che giustamente rivendica con forza e con passione ancora quella fatica di portare in porto, di condurre in porto un processo che nacque tra tutti i flutti che ci ha raccontato, cioè tra le contraddizioni che tenevano ancora vive per moltissimi imputazioni, altri imputati, per moltissimi fatti, altri imputati e altre imputazioni. Quindi la difficoltà di condurre in porto quel processo ci fu e come. E contemporaneamente il processo non poté non arrestarsi come dibattimento ovviamente a quello che era stato acquisito fino a quel momento. È tutto? Badate, anche qui non bisogna evitare di fare ogni volta un interrogativo dietrologico per cui sembra che ci sia sempre qualcosa di diverso, di ulteriore, un ulteriore livello. Anche questo è un approccio che a me non piace, per cui c'è sempre ovviamente qualcosa di non scoperto. Sì, è sempre possibile che qualcosa non venga scoperto. Nel caso della banda Luna Bianca qualche interrogativo rimane aperto. Alcuni segnali che non si desumono solo dalla straordinaria capacità di essere immuni dalle indagini che hanno avuto per 7 anni, per cui, come dire, è vero, gli agenti di polizia stavano alla centrale operativa della questura, avevano contatti, rapporti, però ugualmente questa immunità è andata avanti per molto tempo e alcuni elementi che sembravano nel corso degli anni farla venir meno sono stati apparentemente un po' troppo superficialmente tacitati. Però ci sono, io lo ricordavo in un'ultima occasione in cui ci siamo visti, per esempio un episodio, a un certo punto il Roberto Savi va in Africa, a Kinshasa, sta in Africa a Kinshasa 48 ore e ritorna da Kinshasa. Ricordo ancora perché quando gli fu chiesto, ma scusi, cos'è andato a fare al capitale dello Zaire, a Kinshasa, lui rispose beffardamente che andava a vedere se gli piaceva. Poi è andato, non gli piaceva ed è tornato indietro. Ovviamente risposta menzognera e beffarda. Non è fare della facile teoria del complotto sottolineare che l'Africa a quel tempo era luogo in cui si erano rifugiati una serie di personaggi legati ai servizi segreti deviati, da Maletti, e Kinshasa era luogo, era un crocevia di queste cose. Quindi un viaggio di questo tipo certo lasciava intendere contatti e rapporti, un appuntamento che lui aveva in quel contesto che non sappiamo quale sia stato, lui non ce l'ha rivelato, noi non siamo riusciti a scoprirlo, ma certamente fanno pensare che forse qualche aggancio diverso, ulteriore da quelli che sono emersi, la banda lo avesse. Tra l'altro tutta la rivendicazione, le molte rivendicazioni che passano attraverso questa strana sigla della Falange Armata che spesso rivendicava le loro azioni, anche queste sono rivendicazioni che in qualche modo
si scrivono in questo strano settore grigio delle rivendicazioni dei servizi. Insomma, dico questo per dire che forse su questo punto non è stato scritto tutto, ecco. Il punto è che noi vogliamo usare la memoria per imparare delle cose nuove, cioè per applicare alla nostra attualità, perché altrimenti non serve a niente. Ecco, questo non è che vogliamo andare a riaprire il processo. No, il problema dell'entrismo era che mi aveva particolarmente colpito, è il fatto che comunque lo sento una cosa molto attuale. È facile comunque infiltrarsi per creare disordine all'interno del corpo di polizia, perché se vi è disordine all'interno del corpo di polizia, l'opinione pubblica, cioè chi sta fuori, come lo legge? Cioè, abbiamo visto 2001 a Genova. Mi piacerebbe sapere, sia dal magistrato Mancuso che dall'avvocato Gamberini, magistrato, mi piace chiamarti magistrato in questa sede, se non altro, con tutto il rispetto per la carica di assessore, ovviamente. Ecco, questa vicenda andrebbe ricordata anche solo in quanto illuminante le difficoltà in cui si muove la magistratura inquirente, perché questo era... La difficoltà c'era nel 94-95, ma siamo nel 2008. Non mi sembra che sia cambiato un granché. Io penso che ci siano tuttora questi ostacoli quando le verità nascondono responsabilità superiori, responsabilità. Se pensiamo all'episodio di Genova, della Diaz, di Bolzaneto, ancora non c'è una sentenza di primo grado. 2001, ancora non c'è, e i fatti sono assolutamente chiarissimi, e non si è fatto luogo a responsabilità superiori, che pure avrebbero meritato di essere indagate, e si sono promossi tutti i funzionari di polizia autori di quel massacro, tutti promossi. Quando c'è stato il rapimento di Abu Omar, i magistrati hanno chiesto, i magistrati di Milano, la collaborazione da parte del Ministero della Giustizia per interrogare e avere atti dalle autorità degli Stati Uniti. L'allora Ministro della Giustizia non ha inoltrato, come era suo dovere, la documentazione agli Stati Uniti. Ci furono delle interrogazioni parlamentari che dissero si tratta di fatti eversivi. Erano chiamati a rispondere esponenti delle polizie di Stato, dei servizi segreti, dei carabinieri, dei servizi segreti, e fu impedito questo inoltre di documenti di assistenza istruttoria. Quando è cambiato il governo, allo stesso modo non si è fatto tutto questo, e i magistrati sono stati persino accusati dall'Avvocatura dello Stato di avere compiuto degli atti che meritavano di essere censurati perché si erano comportati scorrettamente, cosa del tutto falsa. Ed è stato addirittura, c'è stata la necessità di rivolgersi alla Corte Costituzionale per dirimere questa questione, che ancora... Non è sotto ostacolo da parte delle autorità ministeriali italiane. E tutte le vicende anche che hanno riguardato Napoli immediatamente prima di Genova e avvenute con un governo di segno diverso, anche queste non sono riuscite ad emergere. Ancora non c'è stata una sentenza di primo grado. Dunque le coperture sono gravissime. Io dico una cosa, quando Roberto Savi rapa un soggetto tossicodipendente che era stato arrestato, si è semplicemente spostato di luogo, non più nella volante ma alla centrale operativa. Cioè, ma questo disprezzo verso l'individuo era il segnale di qualcosa di assai più grave. La vicenda di Genova e la vicenda di Napoli avrebbe dovuto impedire di arrivare a quella di Genova, se si fosse fatta un'indagine seria del Ministero dell'Interno e della Giustizia, che sapevano tutto di questi episodi, di persone che si andavano
a medicare in ospedale e che venivano trascinate senza nessun titolo in una caserma, venivano umiliate, mortificate, picchiate e denudate. Piercing strappati, le cose più assurde, inni fascisti che dovevano cantare e così via. Queste cose qui non devono passare inosservate, perché questo rappresentano una parte malata del nostro paese, che può riproporre, riprodurre. Io credo che non allontaneremo tutto questo, e non l'abbiamo allontanato se pensiamo alla questione di Ferrara, alla copertura che hanno avuto anche a Ferrara esponenti della Polizia di Stato. Finché ci saranno queste coperture, finché ci saranno delle situazioni in cui l'esponente della sicurezza dei cittadini è convinto di poter anche aggredire la libertà e la dignità dei cittadini, perché ci sarà chi rende impunito questo fatto, io credo che rischieremo tutti come cittadini. Noi dobbiamo affermare una cultura esattamente contraria a tutto questo, perché tutto questo non si ripeta. Feel me, touch me.